Allora avete capito come mai è importante la preghiera, è importante leggere, ascoltare il Vangelo, conoscerlo, è importante pensare alle cose buone, quindi anche parlarne tra di noi, perché dice così, se noi abbiamo il cuore pieno di cose buone, di cose belle, queste cose verranno fuori anche nelle nostre azioni. Se noi invece lasciamo che il nostro cuore si riempia di tutto quel che passa, che ci propongono, magari ci propongono anche delle cose stupide o false, attraverso la pubblicità, attraverso quello che dicono la gente, che non sempre sono cose furbe, ci dicono, o i nostri amici ci dicono di fare le cose giuste, vero? Noi ci riempiamo di queste cose e allora qualche sbaglio lo faremo. Allora il consiglio, il fatto di pregare, parlare con Dio, e se parlo con Dio parlerò di cose buone, è vero? Mi riempirò il cuore di desideri positivi. Il fatto di leggere il Vangelo, e leggo il Vangelo o vengo a messa ad ascoltarlo, mi riempo di cose belle, di cose buone. Allora queste cose si vedranno poi anche nelle mie azioni. Il fatto di venire qua a fare la comunione, ti riempi di Gesù, e Gesù, se non è buono Lui. Allora, continuamente riempire il cuore di cose buone, e non ci sarà più spazio per quelle cattive. Capite la logica di Gesù? Non è che dobbiamo dire adesso mi sforzo a non fare il male, no, 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 non pensarci neanche al male. Mi riempio talmente di bene che non ci sarà più spazio per il male. Però naturalmente bisogna fare con l'atteggiamento di questo qui serio, che non solo le cose buone le ascolta, le capisce, ma poi cerca anche di metterle in pratica, è vero? Non come quello che le ascolta e basta, chiaramente. Allora, ripetiamo questa frase che è proprio bella, e ce la portiamo a casa per viverla. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Quindi facciamo in modo di avere un cuore pieno di tesori, pieno di cose belle.